Ma oggi è una giornata di emozioni indescrivibili per me, perché ci tenevo tantissimo a questa salvezza che dopo tanto tempo, dopo un campionato così difficile è arrivata e sono felicissimo di essere stato il protagonista di questo spareggio perché in cuor mio so quanto tengo a questa squadra. No, ho pensato a tutto quello che è stato con questa maglia e non era giusto retrocedere, quindi ho pensato di dover salvare la mia squadra, i miei compagni. È una gioia indescrivibile, non riesco a trovare le parole, ma covavo questo sogno già all'inizio dei supplementari, no? Perché comunque dopo un periodo così che si giocano tantissime partite, avevo capito che i supplementari potevano essere più blandi e si poteva arrivare ai rigori. Niente, sono felicissimo. Sì, purtroppo abbiamo incontrato il Perugia 3 volte negli ultimi 15 giorni. Devo ringraziare il mio preparatore Gabriele Degani, che oltre a essere un preparatore bravissimo è un amico da quasi 10 anni. Li avevamo studiati bene, era tantissimo che non paravo un rigore e ho detto ci provo questa sera, la lotteria è andata bene. Ma queste lacrime sono per me e per i miei compagni, ma soprattutto per me e la mia famiglia, ecco, perché viviamo di Pescara e questa sera era fondamentale raggiungere questa salvezza. Ma io Sottil posso solo che ringraziarlo perché è arrivato in un momento dove l'autostima era ormai ai minimi e non aveva neanche tempo di preparare le partite perché si giocava quasi ogni 48 ore e lui ha fatto leva sugli uomini prima che sui giocatori. È una persona vera, lui e il suo staff, composto da uomini veri, sapeva che avremmo potuto arrivare fino all'ultimo secondo di questa sera e avremmo dovuto giocarci anche l'ultimissima possibilità. Lo ringrazio a nome mio e di tutta la squadra perché ci ha dato una grande mano, anche se è stato solo un mese qui con noi. Sì, è encomiabile per l'età che ha, disputare 2 partite così ravvicinate, la degna chiusura di una carriera fantastica, parla la sua storia. Ma guarda, più che un dialetto, io ci tengo a ringraziare chi, nonostante un'annata un po', non un po', un'annata deludente, nell'ultimo periodo si è stretta attorno alla squadra. I tifosi biancazzurri, nonostante tante difficoltà quest'annata, nell'ultimo periodo hanno deciso di non contestare la squadra ma caricarla solamente. Io posso solo che ringraziare, ecco, questa sera si chiude il cerchio di questa annata difficile e spero con tutto il cuore di ripartire e magari non commettendo più gli errori che abbiamo fatto quest'anno, che forse dopo la semifinale abbiamo un po' sottovalutato quella che è l'insidia della Serie B. E quello che mando è un grande abbraccio a tutta la città di Pescara, ma l'abbraccio più grande lo mando alla mia famiglia, alla mia compagna, ai nostri figli che sono la mia forza e stasera erano con me in porta.